Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi vi porto sul canale questa fantastica Rocket Toys di Itachi Uchiha, direttamente da Naruto Shippuden, di cui Rocket Toys è titolare della licenza ufficiale. Rocket Toys che è riuscita in passato a sorprenderci proprio con altri pezzi tratti sempre da Naruto come Madara Uchiha e Kakashi. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di scoprirle insieme a voi, non perdiamo altro tempo e iniziamo con l'unboxing. Iniziamo come sempre dalla scatola, o meglio in questo caso dalla prima delle scatole che vengono fornite da Rocket Toys. Questa azienda infatti, oltre che al brown box per la spedizione, ha deciso di darci questa scatola che va a proteggere ulteriormente il box effettivo della doll. E non è per niente male, perché ha questo motivo, diciamo, di color legno chiaro ed è molto rappresentativa di ciò che andremo a vedere all'interno. Qui infatti vediamo le nuvole della Katsuki, di cui fa parte Itachi, il nome stesso ovviamente Itachi e il kanji che significa Akatsuki. Sui lati abbiamo Shu, quindi il kanji rappresentativo dell'anello di Itachi, con il nome ovviamente, cosa che ritroviamo anche dall'altra parte, e nella parte posteriore solite avvertenze e credits con il logo di Rocket Toys. In alto, oltre ai sigilli, abbiamo ovviamente i diritti e la licenza di Naruto e nella parte bassa invece nulla. Andiamo adesso a mettere da parte questo box protettivo per scoprire quello che è il vero box di Itachi. Questo. Molto simile, come abbiamo potuto vedere, alla scatola protettiva, con un motivo invece che è sul nero opaco, con questo alone rosso che va a far emergere il kanji dello Shu. Molto belle queste parti, anche per quanto riguarda le nuvolette della Katsuki, che tendono appunto al rosso, e poi hanno una sorta di pattern liscio che si differenzia dal resto della scatola, che rende il tutto molto molto semplice ma ben realizzato. Sui lati abbiamo anche qui il logo della Katsuki, come potete vedere la luce riflette, molto bello anche questo. Nella parte sinistra invece il logo Shu di Itachi, nella parte superiore il logo di Naruto Shippuden e in quella inferiore sempre il logo di Naruto. Nella parte invece posteriore della scatola, nuvoletta rappresentativa della Katsuki, il nome di Itachi e le solite avvertenze. Andiamo quindi ad aprire questo box. Scusate il rumore. E troviamo, in pieno stile Hot Toys, questa fantastica cover con ciò, un'anteprima di ciò che andremo a vedere all'interno, quindi la doll di Itachi, con il suo nome a fare da sfondo, questo fumo rosso su sfondo nero, e nella parte bassa ovviamente i soliti loghi e la licenza di Naruto Shippuden. Rimuovendo la cover troviamo un libretto di istruzioni che non è proprio un libretto, ma è una buona trovata secondo me da parte di Rocket Toys, una cosa molto semplice, un foglietto che comunque non è in bianco e nero ma è stampato in una carta anche abbastanza rigida. Qui possiamo avere un'anteprima, quindi con la doll, anche una rappresentazione più artistica diciamo, e qui andremo a vedere, cioè vediamo tutto il contenuto che ci sarà all'interno della scatola. Nella parte invece posteriore di questo libretto illustrativo diciamo abbiamo le istruzioni per andare a montare tutti gli accessori che vengono forniti. Quindi niente male, magari un libretto sarebbe stato migliore dal punto di vista dell'estetica, ma comunque non male. Qui invece vediamo tutto quello che è il contenuto di questa scatola. Come possiamo vedere tantissimi accessori, tantissima roba, non ci resta altro ragazzi che togliere tutto questo dalla scatola e analizzarlo insieme. Ecco tutti gli accessori fuori dalla scatola e come potete vedere ragazzi c'è davvero tantissima roba. Iniziamo dalla basetta che è di forma circolare e a me piace davvero tantissimo. Il pattern è ruvido, satinato, con questo sfondo rosso e sfumature nere. Guardate quanto è bella la resa anche con i vari cambi di luce.
ovviamente a fare da padrone è il kanji shu, ovvero il simbolo dell'uccello vermiglio che caratterizza Itachi, come vedremo poi, simbolo che sarà riportato anche sull'anello di Itachi. Itachi, il cui nome possiamo trovare anche in questa targhetta con sfondo cromato, Itachi con questa nuvoletta dell'Akatsuki, probabilmente in questo caso avrei preferito magari Itachi Uchiha, con la nuvoletta che se volevano farla potevano spostarla un po' più in là, ma comunque va bene così. Come possiamo vedere, la vasetta è a mo' di piedistallo, il che mi piace tantissimo, è un po' leggera, si sente che una plastica ovviamente, non è pesante, ma comunque secondo me è bellissima da vedere. Presenta sulla parte posteriore questa cavità, questo foro che serve per i classici stick per supportare i taci qualora ce ne fosse bisogno, che a differenza di Hot Toys sono di questa colorazione più lucida, sempre nera. E ha questa sorta di prolunga che può essere applicata in questo modo se vogliamo appunto metterlo più sulla parte anteriore, altrimenti possiamo applicare soltanto questo e lo posizioniamo al centro della vasetta. Comunque, una buona aggiunta anche questa. Andiamo avanti con tutte queste bellissime paia di mani. Iniziamo da queste, ne analizzeremo solo una ovviamente perché ne troviamo una per la mano sinistra ovviamente e una per la destra. Questo è in posizione con le due dita in questo modo del sigillo del conforto, ovvero diciamo il simbolo di ingaggio del combattimento fra shinobi. La mano è davvero ben realizzata, non mi aspettavo tantissimi dettagli perché comunque stiamo parlando della trasposizione in 1 a 6 di un personaggio di un anime, ma comunque è molto ben fatta, c'è una cura del dettaglio abbastanza buona, le unghie sono scolpite e verniciate, anche questo dettaglio da non sottovalutare. Non siamo ai livelli di Hot Toys, ma vi ripeto, stiamo parlando di un personaggio di un anime. Ecco qui l'anello di cui vi parlavo prima, di cui ogni personaggio della Katsuki ne possiede uno con il relativo simbolo. E non so se riuscite a notarlo, ma lo Shu in questo caso su sfondo rosso è davvero dipinto egregiamente, non c'è nemmeno una sbavatura, è davvero perfetto. Questa è solo una delle diverse paia di mani che vengono date in dotazione con questo Itachi, come ad esempio quest'altra, ovviamente sempre mano destra e mano sinistra per poter afferrare oggetti. Poi abbiamo questa che invece può essere utile nella classica posa in cui Itachi alza o abbassa il cappello, che andremo a vedere tra poco, e questa mano invece che è predisposta invece per poter utilizzare le stelle ninja. Stelle ninja che vengono date ovviamente in dotazione, che come potete vedere possono essere messe in questo modo. E me ne lascio una ovviamente per farvela vedere, ne vengono dati tre, sembrano molto pesanti in realtà, quindi è sempre plastica, purtroppo non è metallo, ma davvero bella densa, bella compatta. C'è qualche segno di usura che rende il tutto molto più realistico e comunque la resa del metallo della stella ninja è davvero eccezionale, quindi secondo me anche abbastanza appuntiti, secondo me un bellissimo accessorio questo. Bellissimo come anche questo kunai. Anche qui c'è una buona punta, resa del metallo secondo me eccezionale, non so quanto possa rendere in camera ragazzi, ma dovete fidarvi. E qualche segno di usura del metallo anche in questo caso e impugnatura che secondo me in questo caso sarebbe potuta essere realizzata un po' meglio perché c'è qualche segno anche al tatto, insomma, di scultura dell'impugnatura, ma si vede comunque che le varie bordature sono dipinte, quindi per quanto riguarda il manico avrei gradito un po' di cura in più. Poi abbiamo ragazzi davvero tantissima roba, quindi abbiamo visto prima la mano per il cappello, cappello classico fatto di paglia, davvero anche questo molto ben realizzato. Abbiamo qui il classico pendaglio con le campanelline che stanno a simboleggiare la Katsuki. E poi abbiamo, voi pensate, per ognuna di queste parti un fil di ferro
quindi Rocket Toys, tanto di cappello proprio in questo caso, battuta cringissima. Comunque, abbiamo il fil di ferro per ognuna di queste fasce che adesso vi faccio vedere. Quindi possiamo posizionarle come vogliamo per le pose un po' più dinamiche o meno, e come possiamo vedere anche indossarlo non è male, perché tutto il cappello, tutta la parte interna, soprattutto questa che va sulla testa, come vedete è rivestita di una gomma piuma che permette appunto ad Itachi di indossare il cappello senza andare a rischiare di rovinare la verniciatura. Verniciatura che per questo cappello secondo me è impeccabile, come potete vedere ci sono anche vari segni della paglia, qualche segno di usura, qualche segno di sporco, guardate qui la cucitura sulla sommità del cappello stesso. Davvero secondo me un bellissimo accessorio questo cappello, non credo che lo esporrei mai in questo modo, ma comunque molto ben realizzato. Andiamo avanti con uno dei pezzi forti, che è il corvo di Itachi. Corvo che viene fornito ovviamente con un'altra mano, che è fatta apposta per le pose appunto con il corvo, che secondo me ha una resa eccezionale. Guardate il piumaggio come è ben realizzato, scolpito e anche verniciato ovviamente, anche il becco e il volto in generale del corvo, le zampe non c'è nessuna sfumatura, nessuna sbavatura sulla mano, insomma la cura è davvero ad ottimi livelli in questo caso. Guardate anche la parte posteriore o superiore, dipende dai punti di vista, ma davvero ben fatto. Forse, dico forse, avrei gradito qualche sfumatura in più, però sono davvero bellissime anche qualche linea di blu, di grigio, che vanno a rendere il tutto molto più realistico, molto più bello anche a vedersi. Molto ben fatto. Poi abbiamo degli accessori, ragazzi, che servono per poter estrarre gli occhi che sono intercambiabili, adesso vi farò vedere come. Infatti abbiamo questo volto, di cui non voglio parlare perché andrei a spoilerare una parte importante dell'anime, del manga, per chi non l'avesse ancora visto, ma c'è la possibilità, come possiamo vedere, grazie ad un magnete e a questi due, chiamiamoli perni, di rimuovere la frangetta e la fascia per andarla a sostituire con altri stili di capelli che vedremo dopo, e possiamo ovviamente anche staccare questa parte del viso. Qui c'è un magnete e nella parte interna possiamo andare a cambiare gli occhi. Davvero bellissima questa cosa. È facile anche rimettere il tutto a posto, molto semplice, tutto rimane molto solido. L'unica cosa è che probabilmente avrebbero potuto far meglio questa parte qui, prendendo spunto un pochino da Hot Toys, da alcune doll in cui i capelli, appunto grazie a un magnete, possono essere rimossi totalmente e sostituiti. Ma comunque rimane un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la coda di cavallo, Rocket Toys ce ne fornisce due tipi, questa un po' più mossa, che è comunque possibile applicare con un semplice, adesso non la forzo ragazzi, ma andrebbe forzata un pochino per dare un senso di movimento, diciamo, del capello, oppure la classica coda di cavallo che scende verso il basso. Molto bello comunque la cura del viso, che andiamo ad analizzare meglio in quest'altro viso che ci viene fornito da Rocket Toys, che secondo me è bellissimo. In questa parte praticamente viene utilizzato, non so se riuscite a vederlo, l'occhio dello Sharingan, del Mangekyo Sharingan, ovvero lo Sharingan ipnotico nella versione italiana. Quindi possiamo vedere le varie venature rosse dell'occhio di quando viene utilizzato l'Amaterasu da Itachi, con il sangue che cola dall'occhio, e questa espressione appunto durante l'utilizzo della tecnica è un po' più impegnata, un po' più da combattimento. Anche qui ovviamente possiamo fare quanto abbiamo visto fino adesso, quindi sostituire il viso, applicare i capelli, possiamo fare come vogliamo, e quello che volevo farvi vedere sono appunto gli occhi, che sono ovviamente ruotabili. Adesso abbiamo l'accessorio apposta, che è questo qui, possiamo inserirlo e in questo modo possiamo ruotare gli occhi a piacimento e posizionarli come vogliamo. Così come possiamo posizionarli, potremo anche
poi andiamo a rimuovere l'accessorio delicatamente. Possiamo anche, tramite questa sorta di molletta che viene fornita, andare ad agganciare l'occhio, cosa che non farò in questo momento, ragazzi, è a toglierlo, per poterlo sostituire con gli altri occhi che vengono dati, come ad esempio quest'altro manghecchio o quelli che adesso sono sulla figure, sulla doll. Per quanto riguarda la cura, comunque, nei dettagli del viso, nulla da dire. Ovviamente non ci sono molti segni di pelle o usura o rughe, eccetera, perché comunque, vi ripeto, stiamo parlando di un personaggio di un anime. Comunque la cura è abbastanza buona e la resa finale poi di questo prodotto è davvero incredibile, secondo me. Andiamo adesso ad analizzare la doll di Itachi, che secondo me è fantastica. Da qui si può vedere la cura che è stata usata da Rocket Toys nel realizzarla, curando ogni minimo particolare. A partire dai materiali, la realizzazione di questo vestito secondo me è un piccolo capolavoro. Sono stati utilizzati almeno un paio di tessuti differenti, con il pattern di questa nuvola, classica nuvola Akatsuki, con di una sorta di pelle liscia contornata da questa parte bianca che è davvero spettacolare. Il tessuto è molto morbido, molto malleabile, anche perché, novità ragazzi, è una cosa che non vedevo da un po' di tempo, fil di ferro distribuito praticamente ovunque, fil di ferro e magneti. Hot Toys cerca di imparare un pochino da queste nuove aziende. Guardate, è tutto modificabile come vogliamo, fil di ferro ovunque, colletto qui sulla chiusura, nella parte bassa, quindi possiamo posare questo Itachi come vogliamo. In più, la chiusura ovviamente è dotata di magneti, così come anche il collo quassù. Unica nota dolente, stavo notando appunto che qui il magnete purtroppo si vede, è ben visibile, ma comunque nulla di particolarmente fastidioso. Quindi il vestito davvero impeccabile nella realizzazione. Forse rispetto alle proporzioni di Itachi è leggermente grande come taglia proprio, mentre nell'anime possiamo vedere come gli vesta praticamente quasi a sigaretta. Non so se è un problema di posing che io ancora ovviamente devo fare, ma comunque ottimo, ottimo lavoro. Per quanto riguarda sempre il resto dei vestiti, come possiamo vedere ovviamente possiamo togliere la classica tunica della Katsuki per trovare il sottotunica di Itachi di questa colorazione tendente al viola. Anche questa molto ben realizzata, il tessuto è molto morbido e non sembra essere particolarmente delicato. Abbiamo questa cintura che è possibile anch'essa rimuovere e andiamo a vedere la parte sottostante. Ah, ecco, abbiamo i pantaloni con l'elastico, quindi ottima realizzazione anche da questo punto di vista. Andando nella parte bassa, tessuto anche per questa sorta di gambale, e per quanto riguarda la cura dei dettagli dei piedi, anche qui unghie scolpite e verniciate. Andiamo a vedere come sempre le suole, il gambale va ad abbracciare, diciamo, il resto dello stivale della suola, quindi anche questo mi piace tantissimo. E poi, per quanto riguarda invece la realizzazione del volto, l'abbiamo già visto prima, ma questo è un volto molto più serio, molto più classico di Itachi. Anche i capelli, che ovviamente, come vi dicevo ragazzi, sono intercambiabili con il magnete, questi sono quelli classici nella posa, diciamo, più rilassata di Itachi, con queste sorte di frangette, di ciuffi che gli vengono sul viso. E da notare anche la collana, che sembra cadere anche abbastanza bene, con queste parti metalliche e il filo ovviamente di plastica, di tessuto. Gli occhi, la cura degli occhi è qualcosa di eccezionale, come giusto che sia per un portatore dello Sharingan. Non c'è nessuna sbavatura nella verniciatura e il colore perlaceo, che purtroppo qui ragazzi con la telecamera, con la luce diretta, forse voi non riuscite a cogliere bene, ma lo Sharingan è riprodotto perfettamente, è davvero incredibile. Tant'è che c'è anche la funzione, che però io al momento non ho la possibilità di farvi vedere, ma possono essere illuminati gli occhi dallo Sharingan
tramite l'utilizzo di una lampada a raggi ultravioletti. Bellissimo, la resa deve essere spettacolare. Poi qui ovviamente ancora non ho messo la coda di cavallo di Hitachi, massima cura del resto dei dettagli. Poi ovviamente le articolazioni, è possibile alzare la testa, abbassarla, girarla come preferiamo, anche per quanto riguarda le mani, le braccia, chiedo scusa, doppia articolazione, articolazione delle ginocchia, delle spalle, butterfly, doppia articolazione al gomito, le mani, che sono anche queste altre mani che non abbiamo visto in precedenza. Come possiamo vedere c'è anche questa con sempre l'anello col simbolo, con il kanji dello shu, e questa mano, non voglio spoilerare, come vi dicevo, può essere utilizzata per diverse pose, tra cui quella classica con Sasuke, non vi dico altro. Poi, scendendo verso il basso, allora abbiamo un'articolazione benissimo anche sul torace, si muove molto bene, una doppia articolazione sul torace addome, benissimo. Per quanto riguarda le gambe, comunque si possono allargare, andare verso il posteriore, insomma, in avanti, doppia articolazione alle ginocchia, e ovviamente anche le caviglie sono articolate. Non apprezzo tantissimo, ovviamente, però adesso vi spiego anche il perché, questa scelta di mostrare le articolazioni in questo modo, però non so come avrebbero potuto fare altrimenti, visto che stiamo parlando comunque di un ninja che deve avere la possibilità di essere articolato. Spero che in futuro comunque la cosa delle articolazioni in vista vada via via a scomparire. Comunque ragazzi, un bellissimo, bellissimo pezzo questo Hitachi. Adesso andiamo a posarlo un po' e a confrontarlo con altre Hot Toys, perché purtroppo Rocket Toys non ne ho. Qui lo vediamo a confronto con alcuni dei personaggi della Marvel nella mia collezione, in questa sorta di multiverso in cui il mondo di Naruto va a mescolarsi con l'MCU. E come possiamo vedere, comunque le proporzioni vengono rispettate alla perfezione, saremo intorno a un 28 cm circa di altezza, leggermente più basso del Doctor Strange, stessa altezza circa con Captain America, ovviamente più basso di Iron Man, che in questo caso è sulla basetta, ma sarebbe comunque più basso. E passiamo invece al confronto con il personaggio più iconico insieme a Batman della DC, ovvero Superman, la sua black suit. Anche qui l'altezza è molto simile in realtà, anzi sono alti praticamente uguali, anche se Hitachi in questo caso in una posizione più eretta rispetto a Superman, quindi forse leggermente più basso. Comunque, bel lavoro da parte di Rocket Toys anche per quanto riguarda le proporzioni. Ed eccoci alle considerazioni finali su questo Hitachi di Rocket Toys. Sono veramente felicissimo che finalmente la licenza ufficiale di Naruto Shippuden sia passata alle mani di un'azienda del genere. Abbiamo già visto in passato qualche altro modello in scala 1 a 6 di Naruto e altri personaggi, e qualcosa arriverà anche sul canale, state sintonizzati, ma la qualità raggiunta da Rocket Toys secondo me è impareggiabile. Infatti questo Hitachi secondo me rasenta la perfezione, perché è strapieno di accessori, è posabile in tantissimi modi diversi, c'è la possibilità appunto di ruotare gli occhi, di cambiare gli occhi, i piccoli dettagli sono realizzati alla perfezione. I tessuti, la presenza dei magneti, l'intercambiabilità anche di capelli, visi, cioè raga, tutto quanto davvero. Tutti gli sforzi fatti da Rocket Toys vanno verso la perfezione e quindi sono veramente molto felice, da fan di Naruto, da fan degli anime, è veramente giunto il momento di creare dei
piccoli grandi capolavori come questi. Sono ancora più felice di aver preordinato Kisame, Deidara e tutte le altre doll della linea di Rocket Toys che non vedo l'ora di ricevere e che ovviamente porterò qui sul canale. Nel frattempo ragazzi rimanete sintonizzati perché grazie al colosso dei nerd, di cui trovate qui sotto in descrizione sia la collaborazione con lui sia ovviamente il link al sito, riuscirò molto probabilmente a recuperare anche gli altri pezzi, quelli più vecchi, di Rocket Toys. Quindi rimanete sintonizzati sul canale ragazzi, io e Itachi vi salutiamo e come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!